film, diciamolo, Ti ricordi di me, è una commedia romantica, definiamola così se proprio vogliamo metterci un'etichetta, sì, anche lo se è. Esatto, sì. È una commedia romantica nella quale però entrano tante cose, secondo me, anche abbastanza inconsuete per una commedia romantica. Per esempio l'elemento della malattia, anche se viene giocato in maniera poi divertente in qualche modo, no? Però è questo lui e questa lei, che sono Edoardo Leo e Ambra Angiolini, si incontrano, e si incontrano proprio, diciamo, è l'incontro con un medico che li fa incontrare. Con una psichiatra, che è Pia Engelbert. Sì. E che cosa gli succede? Tu nelle note di regia parli di questi due personaggi come di due extraterrestri. Ma nel senso che quando mi hanno proposto questa sceneggiatura, perché a differenza del primo film questa non l'ho scritta io, no? Sono intervenuto Era addirittura uno spettacolo teatrale, sì, questo sì, film. Sì, sono intervenuto sulla prima sceneggiatura, ho messo bocca dopo, quindi nella revisione che ha fatto Paolo Genovese su questa sceneggiatura scritta da Edoardo Leo e Edoardo Falcone, ho potuto mettere bocca e tirarla un po' a me per quello che interessava a raccontare di questa storia. E quello che interessa a me tantissimo, che spero sia quello che poi venga fuori dal film, è raccontare queste due anime che per me sono extraterrestri, nel senso che oggi, se sei uno puro, se sei genuino, se sei una persona semplice, sei un po' relegato ai margini di questa società, no? Perché tutti quanti viviamo nell'angoscia e siamo stati educati ormai ad una presunzione di fondo. Se non sei arrogante e presuntuoso, sei un perdente, no? Questo ti vendono. Per cui due persone che piccoline invece hanno un atteggiamento molto trasparente di fronte alla vita e vivono a carne scoperta, e che nella vita quindi hanno sviluppato anche delle piccole manie che tutti noi abbiamo, loro no, le hanno più amplificate, ma ce le abbiamo tutti, quindi lui è narcolettico, lui è cleptomane, lei è narcolettica, eccetera, si sono rifugiati in queste piccole fobie per paura di affrontare le emozioni, i sentimenti. Io su questo volevo mettere il dito. Infatti ad un certo punto poi, no, anche queste loro malattie, chiamiamole così tra virgolette, avranno un'evoluzione insieme al loro rapporto in qualche modo. In particolare il personaggio di Ambra soffre di amnesie, sì. E questo un po' è l'ispirazione per il titolo, Ti ricordi di me? Sì. Un po' è l'elemento narrativo che poi consente al film di fare degli scatti in avanti, no? Perché che cosa succede ad Ambra e che cosa succede con queste amnesie, con queste perdite di memoria al loro mondo? Succede che Ambra gira con un librone nel film, che è come se fosse un hard disk portatile, no? Pieno di Polaroid con cui lei ha bloccato dei frammenti di vita, è pieno di post-it che le ricordano delle cose di vita. E in seguito, che proprio legandoci al discorso che facevamo prima, in seguito a grosse emozioni lei si resetta, cioè quando proprio non regge, il primo passo è la narcolessia, quando proprio l'emozione è troppo forte lei si resetta e ricomincia a vivere da capo un'altra vita. Quindi quando finalmente si conoscono Roberto e Bea, Edoardo e Ambra, e le cose sembrano andare bene, purtroppo accade qualcosa per cui lei improvvisamente risparisce, si resetta un'altra volta e lui deve ricominciare da capo. Sembra che le cose vadano bene, poi riaccadrà con esiti poi che, ecco, non li posso raccontare adesso. No, non possiamo raccontare tutto. Sono il succo del film, diciamo. Diciamo di sì. Allora, se i personaggi di Edoardo e di Ambra Angiolini sono due extraterrestri, come ce l'ha raccontati Rolando Ravello, Francesco, ovvero il personaggio interpretato da Paolo Calabresi, chi è? Chi me lo dice? Lo devo dire io, sì. Che lo faccio? Sì. Cioè, sono la persona più sbagliata per dirlo. Però in realtà è un extraterrestre anche lui, forse il più extraterrestre di tutti, perché loro hanno delle patologie conclamate, lui è patologico a 360 gradi pur non avendo una patologia conclamata, quindi è il meno giustificato, è giustificabile, se non che però ha una possibilità di riscatto che sfrutta molto bene. Cioè quando succede spesso noi maschietti che perdiamo improvvisamente per colpa vostra, mi riferisco a uno di voi due, e quello che pensavamo di essere la nostra certezza, allora a quel punto perdiamo la testa, cominciamo a diventare dei bambini di 4 anni a piagnucolare lacrime di coccodrillo, e a lui gli si presenta la possibilità di riscattarsi e la sa sfruttare. È una crescita anche la sua, tutto sommato. Sì, tra l'altro non abbiamo detto che Francesco è un poliziotto
ed è affidata... Un poliziotto sui generis. Sì, un poliziotto, che timbra i passaporti. Convinto però di essere un capo convinto della Nox. Di essere, esatto. Vabbè, però me la dice questa cosa, è anche normale. Uno sta lì che timbra i passaporti, è normale che sogni di essere un agente segreto della CIA. Certo. Cioè, tu non sogni l'Oscar. No, porca miseria. Voi non sognate di essere a... Basta, ti stai infilando in un corridoio. In Gina Price. Stanno bene dove stanno, va bene, ok. Allora, quello che mi chiedevo è a te sono affidate, Paolo, poi gli intermezzi in quella che appunto è essenzialmente una commedia romantica, poi quando appari tu c'è il momento più lieve, c'è il momento della risata, del sorriso, sì. Penso per esempio ad un tentativo di introduzione in uno studio medico che ad un certo punto fate, sì. Nel quale tu veramente sembri NCIS, come sei vestito, sì. Sei pronto ad sì, entrare. Diciamo che... Ecco. Volevo capire, in una dinamica da commedia romantica poi, come si trova il modo di inserirsi per essere l'elemento brillante, più brillante che romantico, sì. Anche se poi hai anche un versante romantico, lo scopriranno al cinema. Sì, per non rischiare di fare, ecco, arriva il matto e ci fa due risate, questo era, esatto, il pericolo di questo personaggio. Abbiamo lavorato, grazie a Rolando. Ronaldo magari. Un altro che ti piacerebbe essere, che non sei. Vabbè. Sì. Grazie a Rolando, abbiamo lavorato molto su questa, diciamo, umanità del personaggio, che altrimenti rischiava veramente di essere il buffo della commedia, non solo all'italiana, proprio c'è sempre la parte del buffo, del caratterista, è molto pericolosa questa per noi attori, prima perché veniamo collocati, ma anche i personaggi poi si inaridiscono, invece siamo, mi sembra, riusciti a dare un sottostrato che è una sua umanità e anche una sua maturazione, diventa normale nell'arco del tempo, nel passaggio dei minuti del film. Adesso immaginate però quanto sia difficile tirar fuori umanità da Paolo Calabresi, se per esempio nel film, è un aneddoto vero, chi va a vedere il film lo capirà, a un certo punto Paolo, quando in quella scena che dicevi prima, quando fai i richiami per avvertire Edoardo davanti al porto, ecco, queste cose qui... Tristezza infinita, ed eravamo piegati con le lacrime dietro al monitor. A un certo punto, lui, quando va per scendere da quest'albero, dà una capata al tronco enorme, ma forte. Ma proprio una capocciata forte. Ma forte, forte, forte. Quello non è una gag, nel film c'è, io l'ho montata. È una capocciata vera che lui ha dato, perché lui ha cialtrone dentro, quindi ha dato una craniata vera perché aveva questo binocolo infrarosso. No, un binocolo infrarosso che non funzionava. Era uno spessore di 25 centimetri. Io non pensavo che aveva una cosa piccola in testa, invece sono andato dritto contro un ramo. E il giorno dopo era con l'occhio nero, che tra l'altro non è bello sul set. Senti, invece, quanto è contato il fatto che sia Edoardo Leo e Brangiolini l'avevano già portato a teatro, in qualche modo erano affiatati, no? Un po' in questi due ruoli. No, affiatati lo sono perché hanno lavorato in varie cose, sì. Non solo in questo spettacolo teatrale. Per me era una delle paure che mi accompagnavano in questo viaggio, perché la paura mia grande, infatti l'ho chiamati subito per parlarci, era che loro, ho fatto l'attore per 20 anni, lo so che cosa ti succede se fai un personaggio e te lo porti appresso per tanto tempo, era che loro si fossero un po' strutturati e incancreniti in questi due personaggi, no? Se te lo costruisci, te lo porti addosso, fai una tournée di 2 anni, a quel punto ce l'hai addosso come un guanto. E io invece no, io volevo andare da un'altra parte, lo spettacolo mi era piaciuto anche molto, però io da questi personaggi in cinema volevo raccontare un'altra cosa. E quindi abbiamo fatto proprio un lavoro di smontaggio e destrutturazione, e poi piano piano abbiamo rimontato e ristrutturato per riuscire. Sono andati dallo psicanalista davvero. Credo che non sia stato. Sì, però devo dire che hanno avuto fin da subito una disponibilità grande, perché loro per primi volevano mettersi in discussione. Quindi. Vabbè, grazie, facevano i protagonisti del film, non lo so. Pagati l'ira di Dio, esatto. No? Non è vero, questo è un piccolo film, tra l'altro, con un budget identico al mio primo film. E però posso dire una cosa, perché non si dice mai, non importa mai a nessuno, io devo ringraziare la troupe tantissimo, in questo momento neanche sentiranno questa intervista perché grazie al cielo stanno lavorando, però io, se sono riuscito a fare tante cose nel film, l'ho potuto fare grazie a loro, perché il budget del film non me le permetteva, e invece loro erano proprio dedicati al lavoro che stavamo facendo, e tanti dolli, tante cose che ci siamo inventati, delle riprese che immaginavo, le devo a loro. Paolo, ma cambia qualcosa il fatto che a dirigerti sia un attore? Sì, cambia decisamente. Nel suo caso cambia ulteriormente in modo particolare, perché lui non solo è un attore,
non è un ex attore che è sempre molto pericoloso, perché l'ex attore si porta dietro spesso delle frustrazioni che poi quando diventa regista sono pericolosissime nel rapporto, ma nel suo caso ha conservato tutte le attenzioni che aveva, perché probabilmente quando lui fa l'attore diventano anche delle manie, e che sono tipiche di tutti noi attori, che almeno molte cose la gente pensa, o gli addetti ai lavori stessi magari pensano che siano delle manie, in realtà sono delle insoddisfazioni giustificate magari, che uno non sa esprimere razionalmente, e quindi in questo ti aiuta moltissimo. Rolando è stato fondamentale, secondo me, in un film così delicato ci poteva essere solo la sua mano sopra. Perché poi se adesso lo fate uscire un attimo io dico un'altra cosa. Sì. No, l'attore di fondo è un essere piuttosto insopportabile, questo possiamo dirlo, no? Lo dico io. Per primo, ecco. Se sai invece codificare i suoi comportamenti è una fonte di ispirazione e di possibili migliorie proprio sia per la sceneggiatura che per il film costante, quindi devi dargli retta sapendo che linguaggio sta parlando. Allora voglio chiedere in chiusura a tutti e due: la memoria, perderla qualche volta aiuta in amore nella vita? Sarebbe una cosa fantastica. Io che ero 3 settimane fa ho letto su internet, mi vado a guardare Spulciolanza in continuazione, anche altre testate, no? Su Scienze c'era un ritrovato per cui forse loro riescono a cancellare la memoria, individuando proprio i ricordi che tu vuoi togliere dalla tua esistenza. Sarebbe fantastico. Se mi lasci ti cancello, sarebbe fantastico, fantastico. Nella vita, sì. Cioè, se io per esempio potessi cancellare Calabresi dalla mia esistenza, non ci riesce. Io starei meglio, molto altro meglio. Che antidoto. Sì, ma niente. Tra l'altro, quest'anno, Paolo, ti abbiamo visto anche in Smetto quando voglio. Insomma, ormai il cinema italiano, quello giovane soprattutto, e ci mettiamo anche Rolando Ravello nel cinema giovane. No, aberrante che il cinema giovane sia rappresentato da questi due, capito? Io faccio 45 anni a giugno, lui 71, quanti ne fai? 72. Ecco. Insomma, non ti ama questo cinema? Sì, mi fa piacere, l'ho scoperto quest'anno che mi ama un po', adesso vedremo se mi ama davvero, anche perché bisogna vedere se riusciamo a continuare quello che faticosamente negli anni si è detto tanto tempo, per tanti anni, facciamo la commedia seria che serve con gli attori che sanno stare nel ruolo, che non è pretestuosa, che la sceneggiatura è scritta bene, mi sembra che ci stiamo riuscendo, insomma, vediamo diversi esempi, soprattutto quest'anno, quindi bisogna continuare. Però il pubblico ci deve aiutare, secondo me. Cioè, devono anche loro, perché credo che questa sia la responsabilità poi che ognuno di noi ha, comunque anche in questo momento storico, no? Non voglio diventare pesante, ma se il pubblico ci aiutasse, o comunque, prendendola da un'altra parte, se il normale cittadino in questo momento si rimboccasse le maniche e dimostrasse il suo essere annoiato e stufo della situazione che abbiamo intorno, sarebbe una gran cosa. Cioè, riappropriamoci anche della nostra cultura, no? Quindi se ci sono dei buoni prodotti italiani, aiutiamoli, piuttosto che andare a vedere delle schifezze che sì, ci fanno passare in totale spegnimento, narcolessia, un'ora e mezzo, sì, narcolessia, però no, bello partecipare anche a un film. E quindi da giovedì ti ricordi di me. Grazie a Rolando Ravello e grazie a Paolo Calabresi. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Ciao. A presto.